dalla provincia di Teramo. Amedeo, buongiorno. Queste cose qui. Via mi satellite. Fanno andare anche la voce, buon compagni, capisci? E ci colleghiamo via satellite col notaio. Sì, senz'altro, via satellite, è lì seduto. Sbrigati che ho poco tempo però, eh. Questo deve fare un voilà sull'equilibrio e questo qui non lo fa, no? Ogni tanto sta, tutto sta in piedi. Riesce a stare in piedi, ma diciamo che è bravura. A che? A che? Lo fa per dimostrare che si può anche fare. Che si quello. Potrebbe anche fare i furbi. Cioè Chaplin. Ma che non ne vale la pena? No, a meno se si faccia per avere un successo o soldi. Un intellettuale europeo, secondo me, in questo momento è impotente a condurre un'azione rivoluzionaria. Il personaggio del mio film, che appunto... Infatti in Italia noi conosciamo il cinema doppiato, il cinema parlato non sappiamo che cos'è. Owens di testa, quasi incredibile il secondo gol per Mensa, il gol partita al 21esimo, Detrizio appoggia al suo portiere, Pelliconò che indugia troppo. Gol di rapina in scivolata di Fontolan, una vera beffa. La squadra di Catuzzi si lancia in avanti, si aprono però... Verdano prende una traversa, Bersellini manda in campo Monelli che segna subito un gol da metà campo con Garella fuori posto, un gol da incorniciare. Finisce 3-1 per i Viola, ha vinto il cuore, sentiamo uno. Fortuna, concorso a premi riservato a tutti gli abbonati vecchi e nuovi alla televisione, in regola con il versamento del canone 1986. Il settimo sorteggio del 27 gennaio ha favorito i signori Danilo Mantovani di Milano, Angela Muran di Trieste, Giuseppe Pellegrino di Taranto, Sandra Bertani di Milano. Gli utenti sorteggiati avranno diritto al premio a condizione che risultino in regola con le norme del concorso. I nominativi dei vincitori di Telefortuna sono pubblicati anche sulle pagine di Televideo. Tra poco TG2 stasera. Seguiranno il Cappello sulle 23 e Notte Sport.